Amici di Vice 99 Fishing, è un piacere avere qui con me di nuovo Luigi Di Livio. Buonasera Luigi. Buonasera a tutti ragazzi. Siamo qui ai Laghi delle Colline, come vedete, con Luigi per spiegare e approfondire un pochino meglio il discorso della tremarella. Parliamo di pesca alla trota. Sì, pesca alla trota in lago. Diciamo che la disciplina si evidenzia con diverse tecniche: bombarda, galleggiante, tremarella. La tremarella nello specifico come tecnica può essere usata su tutti i laghi di pesca, certo, con piombino. Quindi andiamo un attimino a inquadrare, come vedete qui abbiamo vari esempi: piombino, sonar, varie misure, catenella, vetrino, vetrino maracas o bombardine di varie fattezze e varie affondabilità. Perfetto. Diciamo che tutte quante si prestano a un uso su canne molto leggere con vette sensibili, perché la preda diciamo preferita nei laghetti è la trota iridea, che essendo un predatore percepisce in acqua le vibrazioni dell'esca che noi andremo a muovere con l'innesco rotativo a impulsi. Impulsi vuol dire a scattini. I piombi, le varie differenze servono per farle lavorare alle varie profondità più o meno velocemente a secondo dell'aggressività dei nostri amici pinnuti. Quindi Luigi, spieghiamo un attimo bene il tremore che si genera con il movimento e la bravura chiaramente del pescatore. Sì. Innesta diciamo lo spirito dell'aggressività del appunto della trota. Sì. Che va a praticamente attaccare l'esca. Quindi la tremarella praticamente è un modo per generare questo impulso, diciamo, naturale, aggressivo della trota. Serve più che altro a mettere in competizione, esatto, uno o più esemplari di trota. Esatto. Che può essere trota iridea, trota fario, trota marmorata, fario stellato, eccetera, eccetera. Diciamo, noi evidenzieremo le varie tecniche nello specchio d'acqua nel quale andremo a pescare. Allora, se in caso di acqua sporca non conviene pescare a tremarella senza un galleggiante che sostiene la nostra zavorra. Certo. Invece in un lago come questo delle colline, dove l'acqua è molto pulita, si presta perfettamente a pescare sia con i piombi che con le catenelle che con i vetrini, a secondo diciamo della giornata. Quindi dobbiamo anche adattarci al tipo di lago o al tipo di limpidezza dell'acqua. Al tipo di lago e al tipo di trota, perché essendo pesci non è che c'è una legge scritta che dice che oggi mangiano. Certo. Sono pesci, hanno la bocca e la coda, mangiano quando vogliono e vanno dove vogliono. Quindi può darsi pure che noi saremo in un punto del lago dove c'è meno, il pesce gira di meno, e avremo più difficoltà, ma non per questo si è meno bravi o più bravi di un altro. Allora, da profano mi verrebbe da chiedere una cosa: il modo di muovere la canna, quindi di far azionare il cimino, deve essere costante, irregolare? Parlo da profano. Come dipende diciamo da chi effettua le manovre. Allora c'è chi usa canna e mulinello e dà un impulso continuo facendo, okay, questo movimento continuo così, e invece chi come me, che è pescatore di vecchia generazione, preferisce non usare il mulinello, cioè usarlo soltanto nella fase di recupero del pesce, in pesca usare solo la canna, tirare, okay, con la canna e poi si recupera il filo morto, usi la canna e poi recuperi il filo morto. In questo modo noi avremo la possibilità di percepire subito la mangiata del pesce e saremo tutt'uno con l'attrezzatura, perché mentalmente non abbiamo il problema di recuperare il filo. Certo. Perché se sei occupato... E sfruttiamo anche la canna. E sfruttiamo anche la canna. Che quindi amici di 99 Fishing, questo che state vedendo è un assaggio, ma della trota potremmo parlare veramente a meno un paio di giorni. Esatto. Io vorrei intanto ringraziare Luigi per questo nuovo video e vi rimando ad altri video che parleranno della trota e delle tantissime tecniche. Sì. E ringrazio Luigi per adesso, perché è veramente soltanto un piccolo accenno. Ci vedremo per altri video dove andremo a specificare meglio questo discorso della tremarella e anche affrontando altri, sì, tipi di tecniche, magari con qualche video di qualche bella cattura, Luigi. Va bene, ok. Bene. Grazie a tutti, ciao ragazzi. Ciao, allora ragazzi. Io ringrazio Luigi Di Livio e qui da Laghi delle Colline è veramente tutto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti dal Vice.